infatti al Giro di Francia invece non aveva ottenuto nessun risultato, mai nei primi 15, comunque gli è servito per trovare la condizione per vincere oggi. E proprio al Tour de France aveva tentato il tutto per tutto nell'ultima tappa, purtroppo gli è andata male perché si è conclusa, si volta, ha forse paura di veder spuntare qualcuno, ma ormai a un chilometro dalla conclusione non c'è nessuno che può insidiare questa meritatissima vittoria del toscano Andrea Tafi. È un peccato che non facciano più questa gara di Coppa del Mondo in Inghilterra, perché era ormai appannaggio di soli corridori italiani, e quindi è una terra che ci ha portato particolarmente fortuna. Comunque a volte la fortuna bisogna cercarla, e Andrea Tafi oggi ha cercato questa vittoria, ha cominciato a scattare già a 80 km dalla conclusione, è stato coadiuvato da Vatteroni in questa fuga poi nel circuito. E adesso finalmente può alzarsi, può alzare le braccia al cielo, può esprimere tutta la sua gioia. Allora, l'Inghilterra evidentemente porta fortuna ai corridori italiani, hanno vinto questa prova di Coppa del Mondo, naturalmente sui vari percorsi: Bugno nel 90, Ghirotto nel 92, Volpi nel 93, Bortolami nel 94, Ferrigato l'anno scorso davanti a Chandri, e le altre vittorie: un olandese Masse, una belga Van Lancker, un inglese Chandri nel 95. E adesso Andrea Tafi, bravo, bravissimo. Complimenti. Comunque un corridore, come diceva prima Beppe Conti, importantissimo anche in proiezione campionato del mondo che non è particolarmente duro, comunque adatto a persone, a passisti che vanno bene sia in pianura ma soprattutto che abbiano fondo, e Tafi è uno di questi corridori. Andrea Tafi trionfa nel primo Classic di Rochester, volata per il posto d'onore. Ferrigato, che aveva vinto l'anno scorso, lo attacca il francese Olo sulla sinistra, ha dei problemi con il cambio il francese, quindi nell'ordine Ferrigato, Bortolami, Olo e poi Vatteroni, mentre arriva anche Chandri, non è